CIGEP 2020, ci troviamo allo stand della IFI SPA, un'azienda marchigiana che realizza sistemi di refrigerazione industriale e professionale completamente italiana e presente in tutti i paesi del mondo. Siamo in compagnia di Simone Andreani, il responsabile commerciale Italia e Worldwide. Simone, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Ho piacere di parlare della mia azienda in questa occasione, di questa manifestazione. IFI nasce nel 1962 e da allora progetta, ci tengo a sottolineare, progetta e realizza tecnologie e arredamenti per il mondo dell'Horeca, quindi per bar, gelaterie, pasticcerie. Una storia connotata da una serie di successi e da una serie di innovazioni che IFI ha portato sul mercato. Per citarne qualcuna, nel mondo della pasticceria, alla fine degli anni 70, primi anni 80, abbiamo portato la refrigerazione a movimento d'aria, che ha permesso alla pasticceria di mantenere bene il prodotto, alla giusta umidità, alla giusta temperatura, perché va preservata l'igiene, ma va preservato anche l'ottimo mantenimento del prodotto. La refrigerazione ventilata anche nelle celle che fanno freddo all'interno del bar, ma una serie di innovazioni portate anche nel mondo della gelateria. Gelateria che abbiamo creato il pozzetto a vista, ovvero una vetrina pozzetto. Chi preferisce la vetrina, chi preferisce il pozzetto. IFI ha inventato Panorama, la tecnologia che ci ha permesso di fare vedere il gelato all'interno dei pozzetti. Premiata anche con il compasso d'oro per ben due volte nei suoi prodotti, e mi riferisco appunto a Bellevue Panorama e al sistema Pop-Up. Know-how e tecnologia tutta italiana, Simone. Voi siete particolarmente eleganti nella progettazione e nell'esposizione dei vostri prodotti. Anche questo stand è estremamente sobrio ed elegante. Che cosa presentate in occasione di questa 41esima fiera del gelato, il SIGEP? Bene, grazie per avermi ricordato una cosa che avrei dovuto dire prima, ovvero che IFI ha sempre caratterizzato i propri prodotti partendo dal design, quindi ogni prodotto viene portato sul mercato prima da un designer, quindi un progetto curato da un designer e poi sviluppato all'interno della nostra azienda con maestrie che hanno tanta esperienza nel mondo della refrigerazione. Proprio per citare e parlare di refrigerazione, portiamo in fiera una nuova vetrina gelato, Milia, che ha la caratteristica di avere un gelato sospeso con una refrigerazione per professionisti. Altro prodotto che presentiamo nel mondo della sempre gelateria, pasticceria, degli espositori verticali con design di Giulio Iacchetti, il pivot appunto con refrigerazione statica e ventilata. Portiamo anche la vetrina colonna, già presente negli anni passati, ma rinnovata con un design sempre di Giulio Iacchetti, che ci presenta prodotti per la pasticceria e per la pralineria, sempre con una refrigerazione ventilata. Ultimo di cui vorrei parlare in questa edizione è la gelateria, la vetrina gelateria Jolly Hybrid, con la tecnologia ibrida che permette a questa vetrina di rovinare il gelato, cioè di non farlo lucidare, di non avere lo shock termico sul gelato quando presta sbrina. Questo grazie a un brevetto IFI che abbiamo portato all'interno di questa vetrina. Simone, quattro articoli che parrebbe riduttivo chiamare appunto solo quattro articoli, perché dietro ogni vetrina ci sono studi complessi, ci sono ricerche, sviluppo che durano spesso molti mesi, alcuni anni. Le cito un esempio che è un po' un'icona della nostra azienda, della vetrina tonda portata sul mercato nel 2005, ma che trae origini da uno studio del designer Macchia Suiche, partendo dal 2000, per poi, come dire, ci hanno lavorato dietro questa vetrina tanti tecnici termodinamici,
proprio per portarla alla perfezione, ma 5 anni di lavoro. Non tutti i progetti hanno bisogno di 5 anni di lavoro, ma per fare dei buoni progetti ci vuole il giusto tempo, cercando di renderli sempre più stretti. Voi avete concessionari ormai praticamente in tutto il mondo, una rete di agenti, una rete commerciale estremamente capillare, però c'è sempre la maglia che si smaglia, e quindi per qualcuno che magari guarda questa intervista, ha visto i vostri prodotti negli ultimi minuti mentre parlava e desidererebbe saperne di più ma non sa a chi rivolgersi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno proprio per avere maggiori informazioni e chissà diventare vostro cliente? La risposta diretta dell'indirizzo di posta elettronica è info@ifi.it. IFI opera in più di 100 paesi nel mondo con dei distributori che sono attenti alle necessità, qualora ce ne fosse, di intervenire per sistemare qualsiasi tipo di problematica. Simone, grazie per il contributo, ci vediamo prossimamente su orecatv.it. Grazie a voi. Wow.